E do la parola a Luigi Angelucci, che ha il compito di introdurvi nell'argomento, cioè far capire, ma di che vogliamo parlare stasera? Lui dice l'argomento generale, poi gli altri relatori cercheranno di essere un po' più precisi. La teoria gender vorrebbe essere una forma di emancipazione dalla discriminazione sessuale. Le donne del secolo scorso, che venivano discriminate, sono arrivate a teorizzare una forma di liberazione. E talvolta scarsamente culturale, ci veniva appunto qualche minuto fa ricordato, ci espone in realtà su due fronti, su due pericoli, su due rischi, chiamiamoli un po' come vogliamo. Ecco, il primo è quello rappresentato dall'efficacia delle argomentazioni, cioè non sempre le Carlo, argomentazioni. ma anche lindo di essere venuti qui a portare a Policoro un poco il risultato del loro essere e del loro pensare, del Situazione loro agire. paradossale, ovvero la normalizzazione della perversione. Io non sono un uomo diplomatico, sono molto schietto. Non voglio scandalizzare, però vedo che non ci sono bambini, quindi posso essere Si parli di abbastanza Pietro, onesto. col quale spesso ci siamo confrontati anche in maniera dialettica, ma preziosissimo compagno di viaggio, in un momento in cui, lo dico in maniera molto, molto semplice, perché cominciamo questo cammino? Perché in Consiglio regionale, nella massima assise Chi regionale, di era? legiferare sulle coppie di fatto. E fin qua nessuna difficoltà. Noi siamo per il riconoscimento dei diritti, ma non per le concessione al dibattito dell'elite culturale. Vedete, io vi parlo di un solo dato: le coppie di fatto hanno già i diritti della famiglia, salvo in tre casi. Quello più rilevante è stata la reversibilità. Su 35.000 famiglie, e quindi non 7.000 coppie di fatto, 35.000 famiglie in Italia aspettano ogni anno un figlio in adozione. Mi pare che legiferare in quel senso per facilitare una possibilità di accogliere un bambino all'interno della comunità familiare sia qualcosa di importante, almeno quanto quello di stabilire con la stepchild adoption, se si può comprare. Questo è il Un tema vero ed è su questo che ci confrontiamo. Del resto è una battaglia di civiltà, è una battaglia di futuro. E come dice un grande paese africano, in Kenya di fronte scrivono due cose. La prima sulle scuole scrive una frase molto bene, che molto bella, che l'ignoranza Abbiamo involontaria scende. qualcosa da pensare, credo che sia importante quanto abbiamo detto. Ringraziamo di queste provocazioni, questo invito alla riflessione. E come vi dicevo prima, vediamo un po' di recuperare la nostra faccia di cattolici.